edifici che non sono proprio congrui della zona delle basse, delle basse inferiori, insomma, di Vignola. Quindi su quello ovviamente ci sarà uno studio un po' più complessivo, ecco, dell'area. Bene. Abbiamo risposto a tutto? C'è rimasto qualcosa in sospeso delle domande? Verrà fatta prima del rogito la variante? Ah. Sapete benissimo che tra adozione... Allora, noi oggi avevamo da parte di Etonies una proposta vincolante, tra l'altro scaduta il 20 dicembre, ma avevamo detto che noi il 20 dicembre non saremmo potuti andare in consiglio, quindi fino al 23 c'era un accordo, non oltre. Quindi ovviamente c'è la volontà da parte soprattutto del privato di chiudere quanto prima almeno il compromesso, ecco, in questo senso. Sui tempi e modi della variante ovviamente dovremo anche ragionarci con il servizio competente, con i servizi competenti, patrimonio urbanistica, quindi sappiamo che comunque tra adozione e approvazione intercorre anche almeno i 60 giorni obbligatori, poi c'è sempre qualche giorno in più, quindi ovviamente si valuterà se prima fare un compromesso, questo appunto, ed è mandato agli uffici che la strada e l'iter tecnico dal punto di vista, noi l'indirizzo politico questa sera è abbastanza chiaro, dal punto di vista tecnico ci dovranno dire qual è la strada, i tempi sia legittimi che ovviamente migliori, ovviamente anche per non ovviamente perdere una proposta sicuramente significativa e importante per il comune. Quindi, quindi dovesse essere perfezionata dopo il rogito la variante, il tecnico che firma il rogito garantirà il buon esito della variante per il comune? No. Tonies è d'accordo? No, sappiamo che tecnicamente non è possibile. Il consiglio comunale è sovrano. Posto? Bene. Andiamo avanti. Allora, dichiarazione di voto? Zagnoni. Sì, noi voteremo favorevolmente a proposito di questo punto all'ordine del giorno. Vogliamo solo fare presente che il tema della copertura doveva essere comunque approfondito preliminarmente, perché è vero che anche se la copertura appunto è in buono stato, lo smaltimento prima o poi dovrà avvenire, perché se effettivamente si tratta di materiale che deve essere smaltito, mi sembra di capire che ci vogliono circa 50.000 euro per provvedere allo smaltimento. Quindi questo non va ad inficiare la bontà dell'operazione e della permuta che ci trova favorevoli, però questa è una circostanza che non è di poco conto. Altre dichiarazioni di voto? Bene, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, direi di andare al voto. Allora, punto numero 5, permuta con conguaglio dell'immobile di vita magazzino comunale e deposito, sito in via per Sassuolo numero 3526, ex Galassini, approvazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti, nessuno astenuto e due contrari. Abbiamo anche l'immediata esecutività. Allora, per l'immediata esecutività su questa delibera, favorevoli? Contrari? Astenuti, nessuno astenuto, due contrari come prima. Immediata esecutività. Questa non è immediatamente del 2006.
Ok. Allora, punto numero 6, razionalizzazione annuale delle società partecipate e relazione sull'attuazione del piano 2018. Assessora Amidei, prego. Allora, buonasera a tutti. Entro il 31/12 di ogni anno occorre procedere alla razionalizzazione annuale delle società partecipate e relazionare sull'attuazione del piano 2018. Oggetto di razionalizzazione per il Comune di Vignola sono le società partecipate AMO SPA, For Modena, Lepida, Seta e Vignola Patrimonio SRL. Nulla cambia per quanto riguarda le partecipazioni relative ad AMO, Lepida e Seta e Vignola Patrimonio. For Modena sarà invece presente, esistente alla fine dell'anno, perché non si è completato l'iter di recesso che è stato adottato col precedente piano di razionalizzazione. Adesso è solo stata diciamo presentata agli altri soci perché possono esercitare il diritto di prelazione. Questa fase ha dato esito negativo perché nessuno degli altri soci è interessato ad acquistare la partecipazione. Adesso si dovrà provvedere a un'altra fase di pubblicazione di un avviso perché vanno individuati eventualmente altri interessati. Finita questa fase si procederà effettivamente al vero e proprio recesso, quindi alla fine di quest'anno la partecipazione For Modena sarà ancora presente. Bene, interventi? Se non ci sono interventi, andiamo al voto. Allora, punto numero 6, razionalizzazione annuale delle società partecipate in relazione sull'attuazione del piano 2018. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi, due contrari, due astenuti, Venturelli e Zagnoni, Pesci lo diamo per disperso? Sì, è fuori. Venturelli, allora, a me risultano 10, 2 e 2, quindi 14, sono usciti in due adesso? Sì. Chi è uscito? Anche Ferri. E Pesci. Ok, allora qui niente immediata esecutività, posto. Allora andiamo con il punto 7, convenzione tra il Comune di Vignola ed il Comune di Savignano sul Panaro per la costituzione di un ufficio tributi unico, approvazione. Passo sempre la parola all'assessore Amidei. Parliamo della convenzione tra Vignola e Savignano per lo svolgimento in forma associata del servizio tributi. La convenzione scade a fine anno. È stata intenzione delle due amministrazioni, Vignola e Savignano, di proseguire in questa gestione associata. Per insomma, i risultati raggiunti, per l'attività esercitata dall'ufficio tributi si è ritenuto che insomma, questa esperienza andasse rinnovata per altri 5 anni. Quindi la convenzione che è legata alla delibera tratta appunto della praticamente adesso non è una proroga perché si rifirma una convenzione in toto, però riguarda la gestione associata come è avvenuto fino ad ora. Era presente il dottor Drusiani in sede di commissione, che ha relazionato anche su quella che è stata l'attività dell'ufficio tributi fino ad ora, che è stato insomma, abbastanza esauriente per quanto riguarda i dati legati insomma, ai tributi gestiti. Bene, grazie assessore. Interventi? Valmori? Allora direi che è giusto
rifare questa convenzione, perché negli anni passati ha dato degli ottimi risultati sia sul risparmio e sia sul lavoro che è stato svolto. Infatti in questa sede volevo ringraziare Drusiani e la sua equipe del lavoro che hanno fatto, e guardando i dati e le spiegazioni che lo stesso Drusiani ci ha dato in commissione, direi che il lavoro proprio è stato ottimale e abbiamo risparmiato anche un tot di soldi. Bisognerebbe riuscire negli anni a venire, visto che sia con lo sforzo sia come Vignole sia come Savignano, riuscire a prendere quel dipendente in più che ci diceva Drusiani per fare, per proprio migliorare ancora di più quello che è il lavoro che questo ufficio unito tra Savignano e Vignola fa. Quindi noi siamo molto contenti dell'operato che è stato fatto e speriamo che si continui così e si migliori. Altri interventi? Pesce. Buonasera a tutti. Sì, anch'io ero in commissione, devo dire che raramente, almeno nel mio mandato di consigliere, ho letto una relazione comunque così positiva e anche esauriente, quella che ha presentato poi il dottor Drusiani. E anche da parte nostra, insomma, c'è apprezzamento assolutamente per il lavoro che è stato svolto in questi anni. Si può dire, direi, alla luce anche dei dati che sono stati presentati, che la prima convenzione ha funzionato e ha portato dei buoni, degli ottimi risultati. Quindi ci auguriamo che anche il prossimo periodo di convenzionato, insomma, possa anche incrementare ulteriormente quelli che sono stati appunto gli obiettivi. Volevo solo fare una domanda invece un pochino più politica da questo punto di vista, e cioè io mi ricordo che questa convenzione che venne approvata inizialmente nella sua prima versione nello scorso mandato prevedeva, se non ricordo male, anche in futuro l'ingresso di un ulteriore comune nell'ufficio tributi associato, che era Marano all'epoca, che poi la cosa non si è concretizzata per vari motivi. Volevo chiedere se nelle intenzioni o nei progetti anche l'idea, la possibilità di studiare la fattibilità, come dire, di allargare ulteriormente il numero dei comuni associati nell'ufficio, e perché no anche valutare la possibilità di delegare la funzione magari a un livello superiore come l'Unione. So che l'Unione dell'Area Nord ha un unico ufficio tributi associato per tutti i 9 comuni dell'Unione, anche quello mi dicono funzioni molto bene e consegue degli ottimi risultati, quindi questa è una curiosità, insomma. Bene, grazie Pesci. Altri interventi? Dichiarazione di voto? Bene, se non ci sono altri interventi, dichiarazione di voto. Smeraldi. Siamo favorevoli a questa delibera perché ci sembra che i risultati siano buoni. Il lavoro, come diceva il collega Valmori, fatto dagli uffici, è un lavoro molto buono. Abbiamo anche noi delle perplessità, che sono quelle che ha espresso il consigliere Pesci, circa la mancata estensione della esperienza ad altri comuni. Mancata estensione che chiaramente è dovuta a motivi politici, quantomeno è stata dovuta a motivi politici, che poi si sono ripercorsi, sono arrivati fino ad oggi, c'è scritto anche nel DUP, ma non si capisce perché è molto generico. Ciò nonostante, visto che comunque è meglio piuttosto che niente, quindi avere una convenzione fra due comuni è sempre bene, per cui siamo favorevoli, anche se anche noi riteniamo che in prospettiva dovrebbe essere una funzione trasferita all'Unione. Scusate, faccio un passettino indietro, lascio la parola all'assessore Amidei per rispondere al consigliere Pesci. Allora, inizialmente c'era stata una valutazione eventualmente di estenderlo a Marano, un confronto c'è stato anche con il responsabile del servizio e con tutte le variazioni che ci sono state di tari esternalizzata, di insomma cambiamenti abbastanza sostanziosi per quanto riguarda la gestione di questo tributo, diciamo che non
era un fattore che mi ostacolava un'eventuale valutazione anche di allargare ad altri comuni eventualmente la gestione associata. L'equilibrio è stato raggiunto, insomma ci sono stati lo stesso dei confronti, quindi al momento adesso è un equilibrio che mi consente di avere degli ottimi risultati, quindi andare ad aggiungere un altro comune era comunque per adesso nel breve periodo, insomma non abbiamo delle valutazioni non di tutto positive per quanto riguarda può essere un ritorno stesso del servizio, perché si deve aggiungere un altro sportello, una gestione insomma particolare che per adesso ha un confronto, un primo confronto non si è stati dell'idea insomma di continuare ad estendere ad altri comuni questa gestione dei tributi insomma. Posso allungare la domanda pure? Vai Enzo. Sempre riferito a questo discorso, ma Marano sarebbe intenzionata a entrare in questa comunione di uffici?